Anche i comici protestano. Per una volta i nostri Gino e Ciccio vessono i panni dei rivoluzionari dell'Etere. Seduto con le mani in mano sopra una in affredda del... No, non mi incontrare, sennò non si capisce che è. Ma è bella questa cosa che parte con la canzone. Allora, questa cosa che parte con la canzone. Deve essere una specie di sigla, non è che è una cosa. Allora si capisce che siamo non. Una... A parte se... il fatto io vorrei fare una cosa, vorrei dire una cosa. Ma noi stiamo Ma... girando cose Ma che su... noi siamo l'unica rubrica, l'unica rubrica che non c'è la musichetta sottofondo, non c'è la va sigla, non c'è tutto per l'altro telecamera, cose, c'era uno che c'era la produzione, schede. ma che è chi? la produzione? Chi? Il telefonino che aspetta spatta e tutto sotto un bannato? Dai Ciccio, non è per male. Io io ho una, hai una, hai una. Ho una, una reputazione, no, mi metterò così, ma sono un casero in un'otturazione. Alla, dai, gira, gira, feo, ciccio, per favore. No, Ciccio, mi stai anzi <ride> Allora, telefonino, diciamo, chi sto cascando che si vede io non si vede, La musica non c'è. Siamo vestiti sempre stessi. Ma stavi cantando tu, era più originale. Perché siamo vestiti sempre allo stesso modo, e dice, ah, li hanno girato tutto un giorno. No, non no, 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 no in robe. Dai, raga, per favore. No, è... è... no, non ho fatto questa cosa. Per allora abbasta, ce ne possiamo Stacco, Basta e basta. Per il Catania che vuoi dire qualcosa? Che vorrei, forza Catania, però. No, no, Ma neanche Forza Catania! No, 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 oggi no. non ho capito. Saluti a chi? Ah, Baici. Ancora due giorni. Venerdì prossimo alle 13 scadranno i termini per presentare il ricorso per il ripescaggio in Serie B. Il Catania è pronto per far valere i suoi diritti. Il desiderio di Serie B è immenso, un'attesa insinuante che contagia Catania. Una dolce voglia scatenata dal caso, un ricorso vinto dal Novara. Nasce da qui la speranza costruita da un rocambolesco intreccio di situazioni. L'esclusione ufficiale dal torneo cadetto di Bari e Cesena apre ufficialmente le danze. Il Novara, retrocesso a maggio dopo essersi classificato al terzultimo posto del campionato di Serie B, presenta un ricorso nei confronti della delibera emanata dal commissario straordinario della Federazione Italiana Gioco Calcio, che vieta alle società sanzionate con sottrazione di punti negli anni precedenti di essere inserite nella graduatoria dei ripescaggi. Il club piemontese risultava escluso perché nella stagione 2014. 2015-2016 era stato penalizzato i due punti per irregolarità amministrative. La sentenza espressa dal Tribunale Federale Nazionale stravolge tutto, consegnando anche al Catania nuova vita dopo la brutta pagina nell'affare Treni del Gol. Un pronunciamento che ribalta il ranking dei ripescaggi, proiettando in prima linea il Novara e il Catania e relegando in secondo piano Siena e Ternana, due squadre della Serie C che pensavano di avere la promozione d'ufficio già in tasca. La graduatoria dei pescaggi tiene conto di tre criteri: classifica finale dell'ultimo campionato, tradizione sportiva della città, spettatori medi nelle cinque stagioni precedenti, tre voci. Alle quali viene attribuito un parametro numerico preciso. Il risultato finale della classifica vede primo il Novara e secondo il Catania. Una graduatoria che, se confermata, porterebbe le due squadre dritte e dritte in Serie B. Niente di ufficiale perché la Federazione Italiana Gioco Calcio, sebbene commissariata, potrebbe a sua volta fare ricorso e questo allungherebbe i tempi. Ma l'iscrizione Melior de Cinere-Surgo si trova solo a Catania e oggi tanto basta. Per molti anni è stato un temibile avversario. Quest'anno però combatterà per la causa rossa azzurra. Parliamo di Alessandro Marotta. Lo chiamano il Diablo, cattivo sottoporta, funambolo dell'area di rigore che può colpire quando meno te lo aspetti. Alessandro Marotta veste la maglia rossa azzurra dopo anni di corteggiamenti e partite disputate da avversario. L'attaccante campano, 32 anni da poco compiuti, è una spina nel fianco delle difese, classica punta poliedrica che sa agire sia da terminale offensivo che all'occorrenza da esterno. Nato a Napoli il 15 luglio 1986, Marotta si forma calcisticamente nel settore giovanile della Ternana, arrivando a collezionare anche diverse presenze con la nazionale Under 18. L'attaccante partenopeo ha vestito le maglie di Fortis, Spoleto, Olbia, Brindisi, Martina Franca e Gea Virtus, Arrone, Gubbio, Bari, Cremonese, Spezia e Grosseto, ma è con i colori giallo-rossi del Benevento a consacrarsi tra i più prolifici attaccanti della terza serie, firmando reti importanti e trascinando i Sanniti in Serie B nel 2016. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 28 reti con la maglia del Siena, sfiorando ancora una volta la cadetteria. La Punta Partenopea ha lattivo 102 gol tra i professionisti. Scorche la dice lunga sul suo rendimento e ha convinto la società rossa azzurra a prelevarlo dalla Toscana. Marotta si è legato al Catania fino al 30 giugno 2021, triennale che certifica l'importanza dell'investimento e del progetto Etneo. Alessandro Marotta, 32 anni, con oltre 100 gol tra i professionisti. Finalmente il tuo avvento a Catania perché tu eri stato vicino ai rossazzurri già tempo fa. Quali sono le tue sensazioni? Ah, le mie sensazioni sicuramente sono molto positive. Come dici tu, già qualche anno fa eh, il direttore vole voleva che io venisse a giocare a Catania, però per, per vari motivi non c'è stato questo matrimonio. Quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta, sono molto contento di essermi unito a questa famiglia e non, vedo, cioè non vedevo l'ora di mettermi a, a disposizione dell'allenatore e della squadra per, per dare una mano a, al Mister e ai ragazzi per centrare un obiettivo importante che è la Serie B. Tu sei campano come altri nello spogliatoio. Posso chiederti con chi hai legato di più innanzitutto e poi se senti insomma, il peso di questo target. Più che il peso, la responsabilità di questo grande obiettivo il Catania si vuole prefiggere? Allora, io sono uno molto casinista nello spogliatoio, diciamo così, quindi provo a legare con tutti, mi piace conoscere tutti e, e quindi non ce n'è uno in particolare, non mi piace fare tra virgolette i gruppetti è meglio conoscere tutti. Eh, il, peso, il peso è la cosa più bella che possa esistere, ti fa sentire importante, eh, è della cosa che ogni calciatore dovrebbe, dovrebbe cercare. Io qui l'ho trovata, eh, non vedo l'ora di iniziare. Questo, questo campionato che sicuramente sarà molto duro, ma noi ci stiamo preparando bene e eh, non vediamo l'ora di iniziare. Hai girato diverse piazze. Catania ti ha colpito sin dall'anno scorso quando lo ricordiamo con un'altra maglia ci hai sfidato. Che sensazioni ti ha dato e che sensazioni ti dà adesso? Stimoli, grossi stimoli. L'anno scorso quando sono venuto mi aspettavo una scena del genere, però ovviamente quando arrivi a giochi è tutta un'altra cosa, un pubblico fantastico, una partita bellissima. Eh, Quest'anno sono dall'altra sponda, sono contento e spero di regalare grosse emozioni. Eh, Prima alla squadra ovviamente e poi, e poi ai tifosi. E in quale categoria le vuoi regalare queste emozioni ai tifosi Alessandro? Eh, vabbè, questa è una domanda molto scontata. Io comunque sono venuto qui per questo, per cercare di completare una rosa già forte e centrare l'obiettivo mancato l'anno passato. Quindi è ovvio che sono venuto qui per cercare di centrare l'obiettivo che è la Serie B. Poi se tra una settimana la conquistiamo sarebbe ancora meglio. Hai girato bene la domanda. Partendo da un punto di vista tecnico, tu sai fare la seconda punta, anche la punta. Dove ti trovi meglio e dove il Mister ti ha piazzato in questi primi giorni di allenamento? Allora, io, diciamo che sono una prima punta. Io faccio quello, ho sempre fatto quello. Ovviamente, se serve, faccio tante altre cose, però sono prevalentemente una prima punta. Il Mister mi ha, mi ha messo sempre lì. Eh, sono contento di questo e eh, spero di dare grosse soddisfazioni, come dicevo prima, a una piazza che merita, che, che soffre già da qualche, da qualche anno e credo che non sia giusto che il Catania sia si inserisci. Piede destro, piede sinistro, di testa, ma ti abbiamo anche dato caratteristiche da funambolo, perché qualche gol mm. particolare l'hai fatto. <ride> sì, eh, diciamo che sono destro, sinistro salgo il pullman, eh, però... <ride> però no, no, Provo ugualmente a calciare, non sono quel tipo di giocatore che si tira indietro. Se, se mi trovo la palla sul sinistro, provo a fare la giocata tranquillamente, senza problemi. Eh, sì, mi capitano di fare dei gol molto strani, eh, perché ci provo, perché non mi interessa di, della brutta figura. Eh, è il bello del calcio. Se non provi a fare quello che ti passa per la testa, non ti diverti. Fra qualche giorno l'impegno di Coppa Italia, al debutto ufficiale contro il Como... Hai tanti stimoli per ritrovare il Massimino stavolta con la Casa Carossa Azzurra? Sì, assolutamente. Non vedo l'ora di esordire con la maglia del Catania, non vedo l'ora di vedere lo stadio che non lo so se sarà pieno. Spero di sì, comunque noi siamo ancora in rodaggio, dobbiamo cominciare a ancora a giocare le partite importanti. Fra una settimana è comunque una gara ufficiale che noi prenderemo sicuramente molto sul serio e vogliamo comunque esordire e fare bella figura per la prima. Gara ufficiale. Ale, non ho dubbi che abbia già tu imparato qualcosa in siciliano, quindi lanciamo insieme l'hashtag Amonin Catania. Amonin, Catania. <ride> Fa pure l'accento, sì. La prima doppia seduta di una settimana ricca tra amichevoli, presentazioni e gare ufficiali. Nella giornata di ieri per i ragazzi di Mister Sottil mattinata di forza in palestra ed esercitazioni tattiche per reparti sul rettangolo verde. Nel pomeriggio cura del possesso palla seguita da lavoro aerobico intermittente ed in chiusura una partitella su metà campo conclusa sul 3-1 per la formazione in casacca gialla. Reti di Curiale, Lodi e Barisic. Di pregevole fattura il gol numero 10 Etneo, evidenziato dagli applausi dei compagni. Per quella in maglia rossa, Rete invece di Vassallo. Notizia della giornata: la nomina nel consiglio direttivo di Lega Pro dell'amministratore delegato rossazzurro Pietro Lomonaco. Dal direttivo è emersa l'esigenza concreta di un confronto sui problemi del calcio italiano tra le componenti del sistema, detto il presidente Gabriele Gravina. Stabilita anche la data che darà il via alla stagione: il 7 agosto, presso l'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma, avverrà la compilazione dei calendari. Continua a salire intanto il numero degli abbonati, superata quota 1500 con una media di 150 tessere al giorno, non è escluso si possa raggiungere o oltrepassare il numero della passata stagione con 5800 abbonati. Squadra rossa azzurra che saluta dopo una sola stagione il difensore Luca Tedeschi. Il centrale ha rescisso il contratto con il Catania e potrà ora accasarsi altrove. Per lui 32 presenze e 2 gol nella scorsa annata. Da Torre del Grifo, per ultima news, Daniele Di Frangia.